Ecco, subito una rampetta acqua. Non credo, ce la faremo. Sì, sì, tiene, 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 tiene. Ma se per cominciare però. Bene, già partiti con il fiatone. Oggi giretto semplice. Dovremmo, tanto aspettiamo Marco. E la nostra intenzione è quella di andare a Malgapriu per far visita alle casette a forma di pigna. Il tempo non è dei migliori oggi. Temperatura al suolo di 13 gradi. E durante il percorso vediamo che varianti fare, no? Terreno viscido, bagnato, è abbastanza freschetto, ma ci siamo scaldati con questa rampetta. Non da poco. Grande Marchetto. Saliva, eh? Rebecca! Hai visto Rebecca cosa ha fatto? Eh sì, buono buono. Questo. Adesso questo pezzo qua che è in comune con la discesa è un po' incazzato e poi prende via adesso. Ah, eh già. Eh già. Ecco. Manca lo slancio. E ben. Ciao, ci ha fatto la rincorsa qua. Anche qua. Hop! La 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 la! Sì, golosissimo! C'è una roccia un po' fettente, eh? Qua ci vuole sì. Dovevano farlo più esposto sto passaggio qua. Niente, niente, niente. Grip pari a zero. Interesse ambientale. E non è proprio una passeggiata. Grande, grande! Grande! Grande passaggio! Lillala! Vai, vai che ci sei! Vai, vai che sei su! Vai che sei su! Emozione della cima! Vai, 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 ricorsa, ricorsa! 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 Allora, per riuscire a stare dietro in salita al Marchetto, io ho sabotato il freno, io ho messo dentro un po' di olio in più, così alla pastiglia leggermente puntata, sentite. Domani è molto brutto, aspetta che mandi una foto come a Franco. Direzione Malgapriu. Malgapriu, la nostra direzione. Spettacolo di bosco, abete a sud, a valle, faggeta a monte, radice. Ti vesti, è freddo. Siamo su questo giacchino che... Tanti vento. Zuppo che è, oh! Guarda giù che non è la giù bianco rosso! E questo qua per traverso! Proviamo di qua! È laggiù lì a sinistra! Deve essere a sinistra! Eccolo! Lo hanno un po' divelto col bosco, no? Vai avanti, 50 metri, piega a sinistra! Vai! Oddio, 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 ecco, bagnato il culo! Si fumano le pastiglie!
Cos'è quel fumo qua? Marco, cos'è sto fumo? Fumo? Sì, cos'è quel fumo? Fumo le pastiglie. Ah, le pastiglie. Vai, vai, vai allora, che si raffreddano. È andato dentro un mattone nel mossetto. Legno. Legno, radice, radice, legno. Rivino passa sotto lì. Difficilmente in corse. Corse sotto, difficile. Occhio. Se va dentro la gomma e i tronchi. Insidioso, eh. Anche qua. Beh, per fortuna c'era un po' di sole sopra per fargli la foto. Non tengo un caso. Non è un sentiero questo, è così un Luna Park per bambini. Sento che ci sono dei pedoni. Buondì. Ciao, buongiorno, ciao. Buondì, grazie. Ho giocato jolly, ho solo giocato asso prende tutto, solo asso prende tutto, no jolly e non viscido, eh? Porco cane, viscido da paura, è meglio lasciarla andare che fa tutto lei. Allora, due volte ha fatto roba che io non volevo. Asso prende tutto, ha detto. Questo era quello che dicevo. Questo qua. Wow. Super viewpoint, ragazzi, qua, eh. World End. Qua è bellissimo, peccato che non si vede un cazzo. Super viewpoint. Guardate. Allora, lì c'è Gemona. Più in giù lì abbiamo Udine. Vedete il castello? E giù in fondo ecco là il mare. La laguna di Grado Lignano. Super, eh? Diciamo che sì, si vede tutto, ma il mare proprio no. Tutto, tutto il resto si vede, ma il mare no. Good. Ma in effetti un po' scendere, ma non è proprio. Non è proprio proprio. Io le dresce sono qua, bagnare sparlone. Hai visto che lunga che era? Ti ha girato completamente, ti ha girato. Non ho sbagliato? Cazzo sono andato io. Marchetto, difficile qua. Da qua chi esce da questo casino? Vabbè, bulo. Proprio bravo Marchetto a incasinarti così. Opa. Vediamo. Opa. Opa. E opa. Questo è sapone. Opa. 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 Abbiamo finito, Marco! Eh? Abbiamo finito! Dove sei? Qua sotto! Giro finito! No! No! Ma io poi! Marco, no! Mi fa 3 minuti!
Ma no, c'è chi pensa che aveva preso ferie per venire a fare questa discesa qua. Credo fosse, sai, una variante su un cucuzzolo, invece era proprio tutta un'altra direzione, e mi ha portato in un casotto. Per non tornare indietro sono venuto giù, ma era un casotto, ecco, tipo questo, tipo quello che ho preso adesso, giusto per capirci. Wow! Bello, questo è il prezzo più difficile. Come? E questo invece è quello che va giù, ho visto, vai. Più a manette. Questo pezzo è più carino. Buono il cavo. Io a manette. Bene, ma non benissimo. Giro finito prima di iniziare. Giro finito e un po' piccolo, diciamo, per noi, ma purtroppo questo è. Oggi era un po' bagnato. Per fortuna non ha piovuto. Siamo stati un po' delusi. Le nostre aspettative soprattutto sono state un po' deluse, ma però era da fare prima o poi anche questo, quindi ci accontentiamo per oggi, va? Bene, dai. Oh? Niente, birretta, beh. Sì, e dopo divano, come tutti. Vogliamo provare oggi le brezza del divano anche noi. Orario? Non so come funziona, come funziona? Ma arrivo a pedalare qua. Ma... quando hai preso quella radice era così, sì. Ma lunga un metro, l'hai presa e ti ha spostato la bici un metro, una roba incredibile, con una velocità allucinante. Sono riuscito a tenerla. Sono proprio infime quelle radici.